raccontarvi una storia. La storia è di quelle a prima vista incredibili perché parla di viaggi nel tempo, anzi di un viaggiatore che dal futuro sarebbe venuto a trovarci. Tutto sarebbe successo intorno all'anno 2000, una visita di pochi mesi, e sono molti i testimoni dei fatti che in quei mesi il presunto viaggiatore temporale avrebbe raccontato. Tutte le sue parole sono state infatti registrate, anche se in un modo strano, su internet. Il suo nome è John Titor e quella che stiamo per scoprire insieme è la prima puntata di una piccola docufiction che ci accompagnerà per tutto questo mese. Cosa può esserci di vero nel racconto di un uomo che sostiene di venire dal 2036? Bene, scopriamolo insieme. Questa è una storia difficile da credere, ma è una storia accaduta davvero. Il racconto di un soldato americano che sostiene di viaggiare nel tempo. Si chiama John Titor e dice di essere venuto a trovarci dal futuro, dall'anno 2036, prima di quella che lui chiama la Terza Guerra Mondiale. È qui per una missione precisa che decide di raccontare a migliaia di persone. È la cronaca dei 5 mesi più misteriosi che il mondo di internet abbia mai vissuto. La fine di tutto è un libro, quello pubblicato da un piccolo editore americano per volere della madre di John Titor. È la raccolta di tutti i messaggi scritti su internet da suo figlio, un figlio che è venuto a trovarla dal futuro e che ora è ripartito, ma che dietro di sé ha lasciato un fiume di parole, mille domande e alcune stranissime fotografie. Fotografie di quella che, con le parole della madre, è la macchina con cui John è tornato nel futuro. Una macchina del tempo. Io vengo dall'anno 2036. Le basi scientifiche per i viaggi nel tempo verranno gettate entro un anno nei laboratori del CERN di Ginevra e si completeranno nel 2034 con la costruzione della prima macchina del tempo. C'è un sito su cui posso inviare le foto senza dover dare informazioni personali. Mi piacerebbe mostrarvele e rispondere alle vostre domande. La copertina del manuale di istruzioni della macchina del tempo. Schema di funzionamento dell'unità di distorsione temporale. Schema del dispositivo di viaggio. Foto dell'unità alloggiata nell'automobile. Luce laser piegata dalla gravità. Su un forum americano è così che si presenta l'utente TimeTravel_0 e racconta di essere un viaggiatore del tempo, pronto a discutere con gli altri utenti del forum. Sono migliaia le domande che iniziano a travolgerlo, ma una delle sue prime affermazioni si rivela vera da lì a poco. Nei laboratori del CERN a Ginevra, qualcosa successe davvero nel 2001. La progettazione di un esperimento che potrebbe portare alla scoperta di universi paralleli e viaggi nel tempo, passando, prima di tutto, per la fisica dei buchi neri. Alla fine del 2000 si è interrotto un esperimento che era stato con noi a partire dal 1989, l'esperimento denominato LEP, vale a dire Large Electron Positrons, e fra poco, nel 2008, comincerà un'altra grande esperienza denominata Large Hadron Collider. Le particelle che verranno fatte collidere in questo anello di collisione saranno protoni oppure ioni pesanti, vale a dire, nella fattispecie, nuclei di piombo. Ci si può chiedere se, facendo collidere queste particelle ad altissime energie, si potranno eventualmente formare dei buchi neri. La risposta a questa domanda è un no categorico. I fisici sperimentali che lavorano sugli esperimenti attorno al collider LHC in realtà si aspettano di trovare buchi neri instabili all'interno dell'acceleratore quando questo sarà a regime pieno, quando funzionerà al massimo della sua energia. I buchi neri si possono formare in vari
posti nell'universo, a vari istanti nel tempo, nasce la possibilità che collassi gravitazionali in posti e in luoghi e tempi diversi nell'universo diano luogo a universi paralleli. Puoi dirmi cosa si prova quando si viaggia attraverso il tempo? L'unità ha un tempo di caricamento, quando viene inserita la destinazione nei computer. C'è un allarme che suona e una piccola luce fa partire un breve conto alla rovescia. Poi senti una pressione simile a quella che provi in un ascensore che sale velocemente e che continua ad aumentare. Non provoca danni al corpo, ma io evito di mangiare prima di un viaggio. Noi piloti dobbiamo indossare schermi per gli occhi perché attraversiamo una breve scarica di raggi ultravioletti. Per me è come dare su un arcobaleno. Subito dopo, tutto si dissolve a nero e rimane tutto nero fino all'arrivo, quando il nuovo mondo emerge dal nero. E puoi ritornare a casa? Sì, certo. Qualcuno sa dove sei? Puoi comunicare con il futuro? No, non sanno dove sono e non posso comunicare con loro. Dal loro punto di vista ritornerò praticamente nello stesso istante in cui sono partito. Solo che ai loro occhi sarò più invecchiato. Pensi che noi ti crediamo? Lo so che voi credete che io sia solo un zio. Chi potrà credere? È la mia migliore difesa, questa. Lascia che ti dia un esempio della situazione in cui siamo. Immagina di vivere nel 1900 e che un viaggiatore del tempo provi a spiegarti come funziona il motore a getto di propulsione. Nonostante l'aeroplano verrà inventato solo 10 anni dopo, il viaggiatore nel tempo dovrebbe riuscire a spiegarti le basi teoriche del volo. Solo dopo potrebbe passare a spiegarti il funzionamento del motore. Eppure è una scoperta che avverrà solo 30 anni più in là. Qual è lo scopo del tuo viaggio? Perché hai scelto proprio questo tempo? Già, qual è lo scopo di John Titor? Non è un semplice cittadino del futuro. Sostiene infatti di essere un soldato mandato in missione indietro nel tempo. È dovuto tornare nel passato per recuperare un oggetto molto importante. Ma poi ha incontrato qualcuno che non si aspettava, a cui ha fatto una promessa. E ora deve mantenerla. Qui, nel nostro tempo.